Chi sono io? Possiamo rispondere con la filosofia della scienza. Io sono qualcosa, come un numero, il numero uno, che è come chi ha esistenza, la sua possibilità, come chi consiste nella sua stessa potenza. Pertanto, io sono tre che sono qualche uno, come primo, qualche numero, il suo proprio all'interno della potenza n elevato a 0. Il numero 2 è come qualcuno nella sua propria esistenza. Il terzo elemento come qualcosa che esiste nella sua propria potenza. Così, in sintesi scientifica, io sono uno che è qualcuno nell'assoluta verità di questa onnipotenza una e trina, esprimibile come questa equazione tra n elevato a 0, n elevato a più 1, che moltiplica n elevato a meno 1. Ed è vero, perché io sono una potenzialità dell'essere, posta nel sistema possibilistico, infinito, unitario e binario delle due potenze interattive tra loro, che sono n elevato a 1, che moltiplica n elevato a meno 1. Nei quattro tempi in potenza della realtà spazio-temporale, che ha tre dimensioni in spazio e una in tempo, il sistema binario, esprimibile con 1 e 0, è diviso esattamente in 2 alla 4, uguale a 16 totali singole file verticali di ordini, contenuto tutto, anche dunque contenendo la mia potenza 1, che è di un sedicesimo di 16. Nella mia componente elettrica io sono un'onda, il cui inverso avanzante, in modo inverso, è quello dell'onda opposta, magnetica, sicché io pure devo essere ben ordinato, come lo è un'onda, in questo sistema possibilistico, ben ordinato come le due fila d'ordini opposti che ho evidenziato e sono le sole due inverse tra loro che sono esattamente alternanti. Di conseguenza, quando nel sistema possibilistico esistono due onde inverse e perfettamente ordinate, allora è possibile l'apparire di un 1, che è un'onda elettromagnetica nell'animazione e materiale antimateriale nel lato corporeo. Tali due onde, esistendo in modo perfettamente binario, sono un 2 elevato a 2, che è in sé 2 per 2, ed è uguale solo per il 2 anche alla somma di 2 più 2 uguale 4. Esse formano il reale assetto di ognuno che esista su quattro dimensioni in linea. Così possiamo supporre che l'universo sia una osservazione elettromagnetica e materiale antimateriale fatta dal cosiddetto osservatore della fisica, un soggetto onda che, alternando regolarmente gli opposti nelle 16 dimensioni simultanee di un piano di presenza reale, con il suo binario ondeggiare nel tempo, ci sia in atto
con due moti in profondità, tanto che quello che è nel piano sia 16 meno 2, ossia 14 unità di movimento, e 2 sono espresse nel moto in profondità. Inoltre, poiché ogni unità di massa atomica è il potenziale 2 elevato a 4 uguale 16, e questo potenziale inoltre, poiché ogni unità di massa atomica è 2 elevato alla 4 uguale 16 come il suo valore unitario, ciò va messo in relazione alla presenza unitaria di un decimetro cubo di acqua che contenga 10 elevato a 9 al quadrato, cioè un piano 10 elevato a 9, unità atomiche, e quindi 10 elevato a 18 unità atomiche nel quadrato, avente per lato 10 elevato a 9. Questo piano di energia deve muoversi in profondità interamente, ossia per 10 alla 10 unità atomiche, quelle di un metro, come l'unità della massa che è definita da un chilogrammo. In tal modo diventa di 10 elevato a 18 il valore del piano, che si moltiplica per l'intero spostamento nella linea del flusso della massa, cioè nel termine dei chilogrammi, e diventano un volume di 10 elevato a 28 kg nel suo complesso, tanto che l'unità atomica è il valore inverso e quindi sia la grandezza data da 16 per 10 alla meno 28 kg. Infatti la massa della molecola di acqua è di 2 elevato a 4 uguale 16 pesi atomici. Se le sottraiamo la massa in dinamismo dei due tempi corrispondenti al legame in peso atomico con il movimento della massa dell'idrogeno. L'idrogeno a peso atomico 1, essendocene due in H2O, sono i due atomi di idrogeno che, sommati all'atomo di ossigeno che ha peso atomico 16, formano appunto il valore complesso. Quindi noi, per il valore esatto dell'unità della massa atomica, abbiamo un 16 come il contenuto della realtà, del piano della realtà 4x4, che si esprime a livello di 10 alla meno 28 kg, perché l'intero movimento della massa atomica è 10 alla 28 espresso in chilogrammi massa. Consideriamo questa generica presenza nel piano a lato 3, ossia che sviluppa su una sola linea le tre linee che compongono un volume x, y, z. Questo piano, 3x3 uguale 9, contiene 9 unità di posizione e quella evidenziata nel centro dell'area ha una presenza, mentre in tutto ha 9 possibili spostamenti unitari
di quella presenza. Così, nel cubo avente per lato le tre dimensioni unitarie dello spazio, c'è solo una presenza unitaria di volume nel centro, e in tutto ci sono 26 suoi possibili spostamenti nel suo intorno, che, riferiti come 26 al ciclo unitario, che è sempre 10, sono i moti 10 della pura realtà 16 che esiste nel piano 4x4. L'unità del volume, data da 3 al cubo, ossia 27 unità, aggiunta tale unità a tale unità, il tempo unitario 1, che consiste nel tempo della sua presenza, del suo esserci come massa in moto nel tempo, ha 3 al cubo più 1, 28 dimensioni, 27 di spazio e una di occupazione temporale, e esse, poste sulla base del ciclo 10, che è quello di ogni unità della fisica, quindi anche della massa, rivela proprio quelle dimensioni dell'unità della massa atomica. La sua unità 28, in grandezza riferita al ciclo 10, che è 10 elevato a meno 28, è riferita in funzione inversa alla potenza basata sul 10, al logaritmo decimale, che moltiplica 10 al cubo per 10 al cubo per 10 alla 10, in chilogrammi, laddove 10 al cubo è tutta la massa unitaria atomica nella sua materia, l'altro 10 al cubo lo è nella sua antimateria, mentre 10 elevato a 10, uguale a un metro in dimensioni unitarie atomiche, corrisponde al moto unitario, che è proprio quello di un metro, quando 10 alla 10 unità atomiche sono uguali ad un metro. Se si è allora capito che questo reale sistema rappresentativo, avente 2 alla 4 unità, è 16, giacché è 3 più 3, ossia la massa complessa, elettromagnetica oppure materiale antimateriale, più 10 il suo intero ciclo, e che questa organizzazione, che qui vediamo, che contiene 16 lire, 16 colonne verticali di ordini, è la rappresentazione in linea proprio della molecola dell'acqua, H2O, nel suo peso atomico, 18, per quanto esiste solo nell'ossigeno, dal momento che i due moti in verticale sono il legame con l'idrogeno, allora si sarà capito che con 16 a per 16 uguale 256 unità si avranno 4 salti in linea verticale, di questa presenza 4 per 4 espressa nel piano attraverso le 16 linee verticali di ordini. Ciò è uguale a quanto vediamo, ossia a 2 alla 4 che si esprime al quadrato, ed è uguale a 2 alla 8, ossia ad una realtà 2 alla 4 in un tempo, che è quello vediamo non colorato, e nei suoi tre distinti momenti unitari di spostamento che formano lo spazio, anzi i tre spazi che aggiunti al tempo formano i quattro tempi dell'unità. Quando questo piano allargato a livello di dimensione intera 16x16 è
volume. Esso è 16 al cubo, uguale a 4096. E vediamo che esprime veramente un intero. Perché sono 4 unità espresse nell'intero 10 al cubo, che sono tutte le masse che esistono, quando la massa è rappresentata dall'indice 3 su base 10, che sono collocate nelle 16 unità della realtà e sono mosse secondo 6 versi, 3 in positivo, più x, più y e più z, e 3 in negativo, ossia meno x, meno y, meno z. Sono anche i 4 tempi della realtà binaria, espressa nel suo intero dalla potenza 2 del sistema binario, espresso a livello di intero, ossia di 10. Un 2 elevato a 10 che è esattamente uguale a 1024, che è nel 2 elevato a 10, ossia nel 1024, il 10 elevato al cubo, ossia il 1000, che è la massa unitaria, più 24 unità di movimento, pari alle sue ore di rotazione di un sistema intero di volume come la Terra, che per 4 tempi di 1 presenza e 3 di spostamento spaziale si esprime con lo stesso valore dato da 4096. Sicché il soggetto reale, che in sé è una perfetta onda alternante nel sistema possibilistico, nel suo complesso, e esiste quando c'è la sua presenza, osservando in base al suo volume, che ha 4 come base lineare della realtà espressa nei 3 valori dello spazio e nel valore 1 della presenza, e si esprime a livello cubico, per cui il volume è 4 al cubo, e attribuisce il suo stesso elettromagnetismo e la sua stessa essenza di materia-antimateria anche agli altri dati binari che fanno parte del sistema cubico di ordini cui il soggetto vivente stesso appartiene nella sua animazione, in cui appartiene muovendosi nel tempo binario dato da 4 al cubo per 4 al cubo e corrispondente proprio a quel valore di 4096 che esprime il cubo del suo piano reale 16, ma che è la realtà binaria 2 espressa a livello pieno, cioè 10, come valore unitario della presenza, e corrisponde in questo valore a 1024, che nei 4 tempi della presenza è appunto il valore di 4096 pari al prodotto materia-antimateria o elettro per magnetismo di 4 al cubo per 4 al cubo. Il soggetto umano che cos'è in se stesso? Nel suo corpo è un immenso corpo atomico di circa 10 alla 29 unità di massa atomica, circa. Ogni azione alternante che appare al soggetto dotata di una sua libertà relativa e che invece sembra volontaria è osservata
come una vita in se stessa dotata di una certa qual autonomia. E così ritroviamo gli organismi corporei, le cellule, i microbi, i virus. Come l'acqua che è assolutamente svincolata nei suoi movimenti può essere vincolata attraverso l'abbassamento della temperatura sotto lo zero, anche la vita nelle sue singole parti può essere vincolata in organismi più complessi. Questo vincolo nella complessità di una struttura organica corporea può dipendere proprio dall'esistenza dei relativi ordini di collegamento che, raggruppati in modo elementare, siano contenuti dalla duplice spirale del DNA. E ciò a immagine delle due componenti, 4 al cubo, che tracciano il vincolo binario di tutta la realtà nel suo pieno, che poi assume l'evidente forma della vita, sempre a partire dal carbonio 12, che sommato alla realtà a 4 dimensioni fonda la realtà della vita umana, che è 16, proprio sul carbonio 12 aggiunto alle 4 dimensioni della realtà, oppure che consiste nell'estrapolazione dalla realtà 16 proprio del suo valore lineare, che è il 4. Così, essendo il volume del corpo espanso sulle tre linee dello spazio e su quella 1 del tempo, quando il corpo di un vivente appare muoversi, esso giace sul piano a lato 16, in cui 6 è il complesso che va da meno 3 a più 3 dello spazio occupato e più 10 è tutto il ciclo unitario del suo moto reale in linea. Questo apparente moto è coerente al suo disegno e si muove a ragione del suo disegno e non della volontà espressa dal soggetto. Poiché il soggetto vuole sempre, ma riesce solo quando la sua volontà è conforme al disegno, egli crede di aver potuto fare quando ne ha avuto il potere, e non quando il sistema possibilistico glielo ha concesso veramente, attraverso un disegno apparentemente libero. Ma quando il soggetto non ha avuto la libertà di muoversi, perché sono avvenuti eventi estranei che glielo hanno impedito, o come una fatalità, o come l'apporto umano di chi si sia fatto presente e abbia convinto, o attraverso una modifica della volontà soggettiva, il soggetto è confuso e crede di essere libero di esprimere questa potenza, quando invece questa potenza è solo quella che il sistema possibilistico, che comprende in sé anche le altre potenzialità, glielo consente. In qualche eccezione, il disegno può avere previsto cose addirittura che traslino la presenza soggettiva da un intero sistema appartenente alla realtà terrestre allo spostamento della realtà lunare
quando è dotato di una sufficiente movimentazione trasversale nel piano della presenza, tanto che essa sfugga a un sistema organizzato sulla unità della Terra e arrivi a quello dell'unità della Luna. Per far capire cosa sia questo piano 16x16 della presenza, proviamo a occuparci del sistema rappresentativo binario che noi usiamo nei calcolatori. Esso è proprio quella consecutio di due ordini successivi, 16 bit e 16 bit, che sono interpretati in modo perpendicolare tra loro e che con 16 moltiplicato 16 portano alle 256 caselle che possono contenere l'indicazione di un divenire espresso attraverso il calcolo, per cui accade una trasformazione, è un essere formale come lo spazio, per esempio rappresentativo di lettere o di figure o di immagini. Quindi nel sistema dei computer che si avvalgono proprio di 256 caselle ottenute moltiplicando il 16 per il 16, a ciascuna di esse può essere assegnato il compito o del tempo, ossia dell'esecuzione di un calcolo che sostituisca a dei numeri altri numeri e quindi inserisca il tempo di una trasformazione, oppure semplicemente la forma dello spazio delle lettere che poi possono essere poste in trasformazione. Bisogna tenere ben presente che nel campo assoluto in cui tutto esista abbiamo certamente anche la presenza di apparenti avventure esistenziali soggettive intraprese da soggetti che sono volumi coerenti di dati corrispondenti all'unità di corpi viventi che appaiono liberi e viventi di vita propria. Poiché si tratta di gruppi di calcoli legati tra loro da una necessità di coerenza, al loro accadere viene associata la determinazione volontaria espressa da soggetti in sé aventi la forma di veri e propri calcoli viventi che avanzino nello spazio-tempo di questa rappresentazione proprio attraverso l'esecuzione del calcolo. Il moto nel piano della realtà 16x16 è apparente e simile al moto di una scritta luminosa, in cui il moto apparente è solo lo spostamento visibile che appare in una pura forma, che accade per il simultaneo spegnersi della luce in un luogo e l'accendersi della stessa forma luminosa in un altro luogo, senza che quella luce si sia davvero mai spostata. Se noi osserviamo due realtà diverse una dopo l'altra, abbiamo la percezione dell'effetto cinematico dello spostamento. È la stessa condizione che consente di movimentare in apparenza un paperino mostrando prima un fotogramma e immediatamente dopo un fotogramma diverso in un elemento che appare come il movimento dato dalla differenza. Ebbene, in fisica, quando lo spostamento apparente è nel piano della presenza,
esso si presenta nella sua massa. Quando invece si sposta solo nella presenza 16x16 successiva, ossia rimane invariato, ma si sposta solo avanzando nel quadro successivo dell'apparire, senza spostarsi nel piano, allora quella energia non rivela alcuna massa, perché la massa è solo quella di uno spostamento nel piano della presenza e non nella profondità. È chiaro che la quantità sia dell'energia sia della sua massa deve essere sempre la stessa, non può essere diversa. Se una certa massa è ferma oppure sia in movimento. E questo ci lascia proprio credere una cosa elementare su cui possiamo poi poggiare la relatività generale. Perché se partiamo dalla condizione espressa da Einstein che l'energia è la massa per il quadrato della velocità della luce e consideriamo che la massa è energia, allora spostando la massa nel primo termine dove c'è l'energia, essa va come denominatore e diventa energia fratto energia corrispondente alla massa. E vediamo benissimo che quando abbiamo l'energia unitaria, è unitaria perché la E che sta sotto è la sua unità. Ora è la sua unità che deve essere la massa, moltiplicata per la C2. Quindi abbiamo che quando vogliamo conoscere l'energia di una massa, dobbiamo considerare l'energia unitaria della massa, che si muove per C2, e poi moltiplicarla per il numero delle unità di cui quella massa è composta. Perché se la massa è 1 oppure un multiplo, la relazione è sempre la stessa. Se noi la riferiamo al valore unitario, allora esso ci consente di dare poi un numero alla massa m. E a questo punto ci rendiamo conto che se vogliamo sapere e conoscere veramente tutta l'energia di una massa, dobbiamo moltiplicare quella massa m per il valore che essa ha quando è 1. E quindi per il valore unitario della componente massa espressa in energia elettromagnetica. La Terra è unitaria a sua volta ed è ideale se contiene tutto il possibile. Ebbene, la Terra è proprio ideale a contenere la vita perché ha una struttura spazio-temporale modulata perfettamente alle tre dimensioni dello spazio e alla dimensione 1 del tempo. La presenza umana è, come abbiamo visto, la presenza simultanea di due onde che esistano così. E quando si trovano esistenti così e
sono corredate da un sistema di calcolo organico, che come un programma organico di automatismo trasla e esiste e sembra vivere, allora siamo noi che compariamo all'interno di questo sistema possibilistico e ci accorgiamo di esistere con la nostra vita. Perché quando noi dividiamo il ciclo 10 nei suoi noni, allora dividiamo per un'area a lato 3, e mentre in profondità si presenta un infinito modo di vedere lo spazio e il tempo come un infinito universo che esista sempre nel tempo decimo successivo, allora nel verso della profondità legato alla divisione si presenta un 1,1111 eterno, ma invece nel fronte, che è proprio la quantità che ha diviso 10 ed è 3x3 e diventa un quadro, questo quadro a mano che si procede nei decimi successivi passa da 3 al quadrato a 33 al quadrato a 333 al quadrato a 3333 al quadrato e così via. Ma accade anche una cosa molto semplice, che l'intervallo tra un tempo decimale e quello successivo, quando arriviamo alla quarta presenza del tempo, si fissa in un valore complessivo che non modificherà più, e che è un numero dato da 100, virgola, seguito da 180, 261, 342, 423, 504, 585. Dopo il quarto tempo di divisione, quindi nel quinto, l'intervallo tra il quinto tempo di divisione e il quarto è diverso dal precedente solo perché ogni valore si è accelerato di un decimo, per cui abbiamo che si è aggiunto un valore tale che mentre prima avevamo 100,180 e quindi avevamo 180 millesimi, adesso abbiamo 100,0 e non 180 millesimi, ma 1800 decimillesimi. Quello che era 18 centesimi è diventato ora 18 millesimi e così via. Abbiamo la realizzazione di gruppi numerici, sempre fatti da tre cifre, che non si modificano più, ma si spostano sempre più a livello del decimo, del centesimo, del millesimo, e così si crea praticamente l'apparente vita di valori tridimensionali che sono sempre gli stessi. E essendo conservativi determinano poi come effetto apparente una certa conservazione che si palesa sempre attraverso un'inflazione decimale. A ciò si deve l'aggregazione tridimensionale dello spazio. La Terra si rivela veramente un pianeta ideale messo in relazione perfetta al Dio uno e trino, dato dall'equazione di 10 alla 0 uguale 10 alla 1 moltiplicato per 10 alla meno 1. Pertanto, essa presenta le caratteristiche per cui alla sua dimensione una e trina possa corrispondere anche una vita in cui questo valore assoluto si impersoni in una vita. Per conseguenza, alla cosiddetta fine del tempo, in cui
le divisioni binarie sulla Terra abbiano raggiunto il punto limite della differenziazione possibile, appaiono tutti i tipi di uomo possibile. E si va sulla Luna, si scopre il genoma, l'uomo sembra in grado di poter essere il vero signore del creato. Questa può apparire come una libertà propria dell'uomo, ma è solo la conseguenza del momento prossimo alla pienezza dell'inflazione, per cui nel sistema possibilistico si manifestano tutte le possibilità rappresentative. Alcune legate alla cosiddetta realtà in se stessa, oggettiva. Altre alle capacità ottenute, per esempio, in modo determinato dall'uomo attraverso l'uso dei calcolatori. Per cui l'uomo è messo in grado di approdare a modelli di vita apparentemente libera, ma solo usando una pura programmazione digitale attraverso i computer, e a questo punto può l'uomo stesso approdare alla visione di miracoli, di cose che non esistono, creando una apparente realtà virtuale che è assai prossima a quella reale cui noi partecipiamo, ma che per la capacità miracolistica di volare, di compiere cose che all'uomo non sono possibili, evidenziano proprio una capacità umana, dello spirito umano, di essere arrivato a compiere sistemi rappresentativi in grado di rappresentare proprio quello che all'uomo non è possibile ottenere nella sua realtà. I codici binari, grazie ai quali noi stessi esistiamo, trasformando il puro essere e non essere in una natura come quella che vediamo, consentono di arrivare alla formulazione di una vita che è apparentemente autonoma, come quella dei virus introdotti nelle rappresentazioni digitali. I virus sono programmi che sembrano liberi di aggredire e trasformare interamente un ambiente di dati, tanto da distruggerlo. Ma non sono affatto liberi, essendo essi la semplice attivazione di un programma automatico. Ebbene, anche noi siamo liberi allo stesso modo, perché la nostra vita, apparentemente in movimento nello spazio-tempo, dipende dalla possibile presenza di volumi corporei che ci siano, sembrino muoversi e sembrino dotati di una loro apparente volontà fattiva, che non è altro che il fattivo risultato ottenuto dall'ordine di dividere sempre 10 per 9. La continua accelerazione decimale esistente nella sezione unitaria 9 e nella linea unitaria del flusso ingenera la visione frattale nel passare dalla visione di una sezione a quella successiva, come da un fotogramma all'altro, quello successivo in un film. La cosa veramente eccezionale accade quando dalla vita autonoma e apparente dei gruppi a tre dimensioni, date dai numeri che abbiamo visto, 100, 180, 261, 342, eccetera, eccetera, scaturisce per infinita divisione binaria l'apparente visione frattale che rappresenta addirittura l'apparire della vita, sempre più complessa ed articolata, fino a quella di un uomo che ha un'anima e la capacità ideale di assegnare contenuti più o meno ideali e trascendenti, e dunque divini, ai puri numeri.
poiché Dio, il valore ideale Dio, è il metro di ogni rappresentazione ideale, come lo è il metro reale nello spazio, così scaturisce dal 10 e dal decimo quel numero 1 che è la loro sintesi assoluta. Così quando ad un uomo reale, sarà assegnato il valore di 1, allora egli avrà il potere ideale che appare trasmesso a un Gesù Cristo ideale figlio di Dio, del Dio uno e trino, che deriva dallo Spirito Santo, che è proprio quella pura unità data dai 10 decimi. In tutta la sua diversificazione, appare essere libera, come se in un computer si fosse casualmente instaurato, visto che ha in sé tutto il possibile, proprio l'apparire di un autonomo programma invasivo simile a un virus, che poi si sia a mano evoluto fino a divenire un uomo pensante provvisto di un corpo complesso costruito attraverso organismi e organi interni. Ma poiché tutta questa evoluzione è una pura conseguenza della fondamentale verità data da 10 decimi uguali all'unità di ogni cosa, in questo sistema non mancherà la verità divina e apparente, ad esempio, nella scrittura del libro testo, del libro sacro chiamato la Sacra Bibbia. La Bibbia afferma in modo chiarissimo che il popolo di Dio è nato schiavo in terra d'Egitto, libero solo nella venerazione del suo Dio. Ebbene, come il perfetto metodo per capire si conduce attraverso il processo di tesi, antitesi, sintesi, ossia una prima affermazione, la tesi, cui poi consegua quella opposta dell'antitesi che rovescia interamente la tesi. Ed è l'esperienza esattamente uguale e contraria, come si deve passare dall'uno all'altro per poter infine giungere alla sintesi, così questo processo riguardante tutto il popolo di Dio è esattamente descritto nella Sacra Bibbia. Infatti, dopo la prima vita schiava, sotto il morso del faraone, Dio suscita l'esodo e la promessa della terra in cui sgorgano latte e miele. Ebbene, il popolo di Dio vi giungerà, ma da morto, ma solo idealmente, perché tutti i fuoriusciti dall'Egitto sarebbero stati costretti ad una intera vita fino a morire, interamente vissuta tutta quanta nel deserto, che è in se stesso la perdita di tutta quella prima vita passata nella schiavitù, in cui avrebbero sperimentato quella stessa vita, ma nel suo progressivo venir meno a tutti quanti loro. Ecco, questa indicazione della Bibbia rivela in modo chiarissimo come l'uomo oggi sia senza alcuna libertà decisionale, ma con la piena libertà del suo spirito, eretta fino al libero arbitrio di un volere andare contro la legge della verità e dell'amore, che sono le leggi di Dio. Oggi vi sono molti che, seppure schiavi, si contentano di quel poco che il faraone Dio gli permette,
e per Dio io intendo proprio il sistema possibilistico che consente tutto il possibile e quindi a ciascuno consente arbitrariamente quello che gli è concesso. Ma i veri beati oggi sono coloro che oggi fanno l'esperienza del negativo come messe di fronte ad una vera aggressione da parte del potere che lo ha messo al mondo in una condizione veramente disperata, come se il faraone Dio fosse un terribile oppressore. Beati perché nell'esperienza successiva condotta nel deserto, in cui tutto viene a mancare, avremo un purgatorio, i perseguitati saranno messi finalmente in condizione di apprezzare la loro libertà, seppure nel deserto, perché almeno non sono più perseguitati dal faraone. Quando accadrà che l'uomo perderà ogni apparente conquista, ritornerà al puro novero divino di tutto quanto esiste, ma solo in pura potenza di esistere, solo allora, come i tanti esempi che già oggi noi abbiamo, la vita sarà ricondotta e riconosciuta a quella pura esperienza dello spirito che corrisponda alla visione di una pura immaginazione come quella che abbiamo oggi attraverso un film. E l'uomo messo di fronte a tutto il possibile, correlato al piano infinito di Dio che crea proprio l'infinito, dividendo semplicemente 10 per 9, l'uomo lo erediterà tutto e nel modo tutto suo dello spirito che avrà amato avere come il proprio abito morale, ideale. Questa è la cosa importante che l'uomo oggi deve compiere e conseguire. Deve elevare il livello del suo bisogno, perché l'uomo avrà in relazione al soggetto ideale del Dio ideale di cui si sarà fornito e che alla fine dell'esperienza reale sarà il suo bagaglio che gli consenta di rientrare nuovamente nell'osservazione ideale di tutto quanto e riviverlo nella gioia di una propria esistenza in tutto il possibile, che abbia tutto il possibile come il suo bene futuro. Potrò confidare nel finale approdo a questa sintesi del paradiso personale, come alla mia compilation della vita di cui vorrei eternamente gioire? La mia risposta scientifica è, certamente, siamo già in viaggio, perché già ora siamo in moto, magnetico ed antimateriale, nel tempo. Un moto che, combinando azione, meno uno, a reazione, più uno, porta al verso negativo di più 1 moltiplicato meno 1 uguale meno 1. Un verso negativo che riporta tutto all'origine assoluta in cui tutto è in pura potenza di essere. Ma noi, vedendo in un modo relativo, vedendo quello della dinamica elettrica e materiale, che è proprio un moto inverso, uguale ma contrario alle dinamiche in atto, noi stiamo diabolicamente percependo la dinamica fattiva ed evolutiva della realtà materiale che allontana infinitamente dall'origine e porta alla fine corporea. Pertanto, vedendo materialmente di andare verso la fine della vita corporea,
quella è davvero il principio della vita dello spirito, che è arretrato da quella fine e ha disfatto la vita reale, definitiva nel punto della morte, riportandola fino a quest'oggi in cui l'avvenire non è ancora in atto. Siamo già spiritualmente risorti.